Allora, noi continuiamo il nostro viaggio e anticipiamo che dal 26 al 30 maggio, anzi dal 26 al 29 maggio, a Campo Teatrale debutta uno spettacolo che si chiama La Sirenetta, di una compagnia che porta avanti un lavoro molto interessante che è Eco di Fondo. In questo progetto, per questo lavoro, i ragazzi hanno lavorato tantissimo, è un progetto che va avanti da un anno, quindi è un lavoro che si sta consolidando nel tempo, che ha avuto bisogno di spazio e modo per crescere, per svilupparsi. Debutterà il 26 maggio a Campo Teatrale. Noi abbiamo raggiunto i ragazzi di Eco di Fondo per cominciare a sentire quello che potremo vedere il 26 maggio a Campo Teatrale con La Sirenetta. Quindi lascio la parola a Libero Stelluti, Giacomo Ferrau, Giulia Viana e Riccardo Buffonini. E in chiusura abbiamo anche una chicca, perché César Bri, che è in prova a Campo Teatrale, poi ne parleremo nelle prossime puntate, ci ha detto qualcosa sui ragazzi di Eco di Fondo. Un'immagine, è una bella domanda, di immagini ce ne sono tante. Giacomo, che è il regista e insieme a Giulia ha curato anche la drammaturgia, ha pensato di raccontare alcune parti dello spettacolo proprio attraverso delle immagini, curate con una supervisione di Arturo Cirillo. E tutti insieme abbiamo iniziato a creare, improvvisando, immaginando qualcosa da raccontare attraverso delle ombre, per esempio. Ad esempio c'è l'immagine di un viaggio spettacolare dove non vorrei dirvi troppo, però è un insieme di ricordi di infanzia e di immagini, come quando ricordi qualcosa ed è un po' sfocata, quella persona o quel momento. Ecco, siamo forse riusciti a ricostruire un passaggio come questo, e farlo e anche osservandolo. Perché ci osserviamo molto durante il lavoro, facendo una cosa tutti insieme, spesso Giacomo ci chiede di osservare da fuori, anche un po' per essere più coscienti rispetto a ciò che stiamo creando o raccontando. Ecco, rispetto alla domanda dell'immagine, è qualcosa di meraviglioso, secondo me, ciò che attraverso queste sequenze, le chiamo così, questi frame, si riesce a raccontare. Pensare di avere la coda o non pensare di avere la coda, per me la Sirenetta è questo. Ok. Per me è una cosa difficile e bellissima allo stesso tempo ed è il ricordo da bambino di cercare di tenere l'aria sul fondo dell'acqua e guardare la superficie come fosse il cielo. E questa è una cosa che ogni volta che entri in sala prova con il ricordo e vuoi tradurlo, ti mette di fronte a una sfida ed è la cosa più bella. Poi ovviamente dire al pubblico se ci siamo riusciti o no. Però quella sensazione, la prima cosa che penso parlando della Sirenetta. Ma senza dubbio, pensarci così velocemente, vengono in mente i giocattoli, il mondo dei giocattoli dell'infanzia, che sono un po', visto che trattiamo anche di quella parte di esistenza e di vita dei nostri protagonisti o delle persone alle quali diamo voce, senz'altro sì, quell'aspetto lì, i giocattoli. Secondo lei qual è la caratteristica di questa compagnia? L'umiltà, l'onestà e il talento. Queste sono le tre cose che posso dire di loro, oltre al fatto di volergli un gran bene e di essere onorato dalla loro amicizia. Sono umili, sono talentosi e sono coraggiosi, quindi sono onesti, profondamente onesti. Si occupano anche loro delle cose che li bruciano e quindi fanno cose migliori. Nelle prossime settimane continueremo a scoprire il mondo della Sirenetta, uno spettacolo firmato compagnia Eco di Fondo, con in scena i ragazzi che avete appena sentito, cioè Libero Stelluti, Giulia Viana, Giacomo Ferrau e Riccardo Buffonini, con la regia di Giacomo Ferrau.